You come here, ass fuck. Anche perché secondo me 21 anni, tutto sommato, non sono così pochi. Cioè, 21 anni. Non dire che fate quelle facce solo perché avete il quadruplo della mia età, ok? 21 anni non sono così pochi. Cioè, è un buon campione di tempo, secondo me. No, si dice sempre la vita è un film, la vita è un film. Ecco, se la vita fosse un film, i primi 21 anni della mia vita sarebbero i primi 21 minuti di un film. E i primi 21 minuti di un film, cioè, qualcosa inizia a capire del film. Inizia a capire se ci sarà da ridere o meno, se finirai di vederlo o spegnerai prima. Ma soprattutto se i primi 21 anni della mia vita fossero i primi 21 minuti di un film, io capirei le intromissioni di mia mamma che ogni tanto passa davanti allo schermo e fa: scusa, mi sono distratta un secondo, ma lui sta ancora con lei perché ha baciato l'altra. Mi sono confusa un attimo, ma poi lui trova un lavoro vero, si laurea o continua a fare lo scemo sul palco? Mamma, più parli più non capisco un cazzo neanch'io. Mi vuoi lasciar guardare con calma un secondo il film, per piacere? E ci ho pensato a questa cosa dei 21 anni come i 21 minuti di un film. Ci ho pensato. E adesso non so quanti di voi mi conoscano tra di voi, però se effettivamente fossero i primi 21 minuti di un film, la trama fino a qua sarebbe semplicissima. Cioè io quando ero piccolo, quando ero un bambino, volevo fare l'attore, da grande, no? Volevo fare il comico, cioè avevo questo sogno. E gli ultimi 2 anni sto iniziando a farlo, sta iniziando ad andare abbastanza bene e sono contento e tutto. Però se fosse un film, sarebbe tutto lineare fino a qua. Cioè serve a un certo punto in un film un qualcosa che faccia proseguire la storia, no? Un ostacolo sul percorso del protagonista, il plot twist lo chiamano. E io ho pensato a quale potrebbe essere il plot twist della mia vita adesso e ho qui 3 opzioni. Allora, la prima è che diventi padre, quindi lascio incinta inavvertitamente una ragazza e mollo la comicità per dedicarmi al pargolo. Questa è la prima. La seconda è che diventi padre, quindi ricevo la vocazione, entro in seminario e dedico la mia ironia a Gesù. La terza è la più probabile, secondo me, però è anche un po' complessa da dirvi, quindi vi chiedo di venirmi dietro in questa cosa, è un po' difficile da spiegarvi. Cioè, ragazzi, dai, per un comico 21enne di Milano, la bamba, ragazzi, è inutile che, dai, la cocaina, non per me, no, è per il mio personaggio, la cocaina, immaginatevelo, totalmente inaspettato, io inizio a pippare come un drago, proprio tutti i giorni inizio a pippare e non riesco neanche più a esibirmi, ci sono proprio i colleghi dietro le quinte che mi vedono emaciato in un angolo con i segni della cocaina proprio sul volto, no, senza denti, brutto, no, io per 10 anni non mi esibisco più, schiavo della mia dipendenza, no, poi finalmente a 30 entro in questo centro di recupero per tossicodipendenti e comincio a far ridere gli altri pazienti, piano piano con delle battute e poi torno con uno spettacolo bello, profondo sulla cocaina, un successo di pubblico e di critica. Voi capite che io devo iniziare a pippare domani mattina. Questo è un cazzo di film. Sarete d'accordo con me, penso.